alla professoressa Gelati, che è la presidente del festival. Però prima consentitemi un ringraziamento a tutta Soprman CDA, in particolare alla professoressa Alfano, che ha organizzato davvero questi due giorni molto importanti. Grazie. Allora, io sono Maria Angela Gelati, non sono la presidente, ma sono la direttrice del festival, insieme all'altro direttore artistico che è Marco Pipitone. E siamo veramente onorati di questa organizzazione. Portare il festival a Genova è qualcosa di straordinario, perché ci dà veramente la possibilità di portare in un'altra città una riflessione fondamentale, una riflessione universale. E quindi attraverso questa experience che dal 2020 proponiamo in giro per l'Italia e speriamo anche all'estero, cerchiamo proprio di contrastare la cosiddetta rimozione della morte. È vero, si può dire che le cose stanno già cambiando, già da almeno un decennio, per cui non si può più parlare di negazione della morte, forse anche grazie a iniziative come quella del Festival Il Cuore del Lutto. Però c'è tanto lavoro da fare, quindi speriamo che questo sia l'inizio di una collaborazione che possa continuare anche in futuro. E permettetemi di ringraziare quindi Socre Genova, la Diocesi di Genova, il Comune di Genova, gli ordini professionali. E poi permettetemi di ringraziare anche la curatrice del convegno, la professoressa Linda Alfano. Ecco, grazie. Chiamiamo sul palco l'assessore di servizi civici, dottoressa Brusoni. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Vi riporto il saluto del nostro sindaco Mario Bucci e naturalmente anch'io mi unisco con tutti voi a questo particolare momento. Come assessore ai servizi civici, frequentando, posso chiamarti Ivano, in maniera confidenziale, ho proprio potuto fare un percorso proprio personale avvicinandomi a questo particolare momento che è ovviamente la morte. E come assessore ai servizi civici vi racconterò la mia storia, ma a dicembre ho perso mia mamma e quindi capirete, trovare il certificato di morte di mia mamma con il mio nome sopra è stato molto forte. Però ho trovato persone che mi hanno abbracciato, che mi hanno voluto bene, ho trovato Ivano che mi è stato vicino, ho trovato questa splendida persona che è accanto a me che mi ha preso per mano, essendo io ormai diventata orfana in quel momento, e quindi ovviamente ho pensato quanto in realtà bisogna parlare di questo argomento e di quanto bisogna cercare di affrontare con la giusta serenità. Io purtroppo non sono un tecnico e quindi non so usare le espressioni giuste, ma so usare solo ed esclusivamente il sentimento e nulla più. Quindi grazie per i professionisti che per due lunghe giornate vi intratteneranno. Tutto sommato il comune mi è stato vicino aprendo il Pantheon, che ovviamente penso che sia il ruolo più affine a quello che tratterete per due giornate, e non posso altro che provare la mia disponibilità per accogliervi, per ascoltare quelle che sono le vostre esperienze, perché solo ed esclusivamente attraverso di voi io potrò migliorare quello che è il mio servizio che viene offerto poi a tutta la cittadinanza. Quindi mi unisco naturalmente ai ringraziamenti e vi auguro una buona prosecuzione, diciamo, di lavori. Grazie e
spero di incontrarmi presto in altre occasioni come queste, perché diciamo che forse è più facile trovarsi a teatro e non trovarsi in occasioni come queste. Quindi grazie a chi invece porta in città questo genere di iniziative. Grazie, grazie di cuore. Chiederei al presidente dell'ordine dei psicologi, la dottoressa Paschi. Grazie. Grazie per essere venuta. Grazie. Bene, allora buon pomeriggio a tutti e a tutti. È veramente una grande emozione, anche rispetto, che porto i miei saluti, e ma anche i saluti di tutto il consiglio dell'ordine degli psicologi e degli psicologi che ho l'onore di rappresentare. E con piacere, con veramente interesse, abbiamo concesso un patrocinio a queste due importanti giornate sul tema appunto della morte, come è stato detto, ma anche del lutto e anche della resilienza umana, non la dimentichiamo, perché è veramente una forma in qualche modo di reazione, di adattamento in qualche modo agli eventi stressanti, avversi della vita, tra cui sicuramente quello della morte di un caro, di una persona, diciamo, amica, è sicuramente un momento significativo. Bene, non poteva essere scelto altro luogo più simbolico, più evocativo di questo, dove stiamo, diciamo, ci siamo riuniti per affrontare temi che sono profondamente umani, spesso dolorosi e inevitabilmente però centrali nella nostra esistenza. La morte fa parte della vita. Bene, come professionisti della salute psicologica riconosciamo l'importanza di queste esplorazioni non soltanto per arricchire la nostra bella professione, ma anche per coltivare una riflessione condivisa e consapevole sulle questioni che toccano veramente il cuore di ogni persona, di noi. In un tempo, tra l'altro, dove è stato detto, si è parlato di rimozione, dove è stato detto appunto che si parla poco della morte, di questo momento che fa parte della vita. Io sono rimasta veramente molto colpita quando sono arrivata qui e sulla, direi, destra del Pantheon ci sono alcune tombe degli anni 20 e ce n'è una in particolare dove c'è il defunto. Intorno al defunto ci sono dei bambini, c'è tutta la famiglia, c'è probabilmente i familiari più, come dire, più diretti, no? Forse i figli, la moglie e appunto i nipotini. E questo mi ha fatto pensare come effettivamente già i bambini durante le cerimonie funerali generali non sono più presenti. Credo di averlo notato solo io. E quindi è importante, insomma, che in un momento, in un tempo in cui la morte è spesso evitata, sia nel discorso pubblico, ma a volte anche nei momenti privati, questo convegno offre uno spazio prezioso per affrontarla con coraggio e con delicatezza, promuovendo proprio un dialogo aperto e sempre rispettoso. Complimenti quindi agli organizzatori, complimenti alla società Socrem, alla collega Linda Alfano, ai relatori e ai moderatori che con la loro esperienza e competenza guideranno i partecipanti in queste due giornate di riflessione. Auguro a tutti voi un convegno arricchente, capace di ispirare nuove prospettive e modalità di affrontare queste tematiche che sono, come ho già detto, molto molto delicate. Grazie, buon convegno a tutte e a tutti.